deliziosa zuppa di ceci e patate per una cena di gennaio. Con l'arrivo del freddo, è tempo di preparare piatti caldi, nutrienti e saporiti. Una ricetta che può fare al caso nostro in questo periodo dell'anno è la zuppa di ceci e patate. Si tratta di una preparazione facile e veloce, che può essere servita sia come primo piatto che come piatto unico per una cena invernale. Per preparare la zuppa di ceci e patate, ecco gli ingredienti necessari. 200 g di ceci secchi, 2 patate medie, 2 spicchi d'aglio, 1 cipolla, 1 costa di sedano, olio extravergine di oliva, brodo vegetale, meglio se fatto in casa, sale e pepe cubi. La preparazione della zuppa di ceci e patate è molto semplice. Mettere i ceci a bagno in acqua fredda per almeno 12 ore. Scolarli e metterli a cuocere in una pentola con acqua sufficiente, un po' di sale e un cucchiaio d'olio. Lavare le patate, sbucciarle e tagliarle a dadini. Frullare la cipolla, l'aglio e il sedano in un mixer. In una pentola dai bordi alti far soffriggere il trito con un filo d'olio. Unire le patate e cuocerle per qualche minuto insieme al trito. Aggiungere i ceci scolati e unire il brodo vegetale necessario. Fare cuocere a fiamma media per circa 20 minuti, fino a quando le patate non saranno ben cotte. Aggiustare di sale e pepe e servire la zuppa di ceci e patate ben calda. La zuppa di ceci e patate è un piatto delizioso e nutriente, adatto a tutta la famiglia. Si tratta di un piatto unico che saprà soddisfare anche i palati più esigenti. Può essere servito anche come contorno, accompagnato da crostini di pane tostato.